Buonasera a tutti, benvenuti alla rubrica Autori ai domiciliari. Questa sera abbiamo un ospite veramente speciale. Abbiamo con noi il grande giallista genovese Bruno Morchio. Benvenuto Bruno. Grazie a voi di avermi invitato e buona serata a tutti. È stato un piacere invitarti e soprattutto un piacere averti qua con noi questa sera. Come va Bruno in questi tempi duri? Teniamo botta, come si suol Teniamo dire? botta, teniamo botta. Teniamo botta. Ok, non possiamo fare altro. Teniamo botta. Allora, per chi non lo sapesse, io però prima inforco i miei occhiali, perché senza non ci vedo, è autore di innumerevoli romanzi, molti dei quali hanno come protagonista l'investigatore Bacci Pagano, un personaggio molto complesso che ha alle spalle una vita vissuta intensamente ed è reduce persino da diversi anni di galera. Vi farò una carrellata di quelli che sono i principali libri che ha pubblicato Bruno Morchio. Partiamo dal 99 con Macaia, che è praticamente il suo libro d'esordio. E poi incominciamo con la lunga serie di Bacci Pagano, e non solo. Partiamo con Una storia da Caruggi, che è il primo della serie, seguito poi da Con la morte non si tratta, Le cose che non ti ho detto, Rosso amaro, Lo spaventapasseri, Un conto aperto con la morte, Il testamento del greco e Fragili verità. Bruno Morchio è stato vincitore di numerosi premi letterari, fra cui ricordiamo il premio Azzeccagarbugli con Rosso amaro. È stato finalista al premio Bancarella con un libro in cui non c'è Bacci Pagano, ed è Il profumo delle bugie. Finalista al premio Scerbanenko con Fragili verità. Ha ottenuto la menzione speciale, sempre allo Scerbanenko, con Un piede in due scarpe, che è un omaggio al pasticciaccio di Gadda. Ricordiamo poi i lavori molto recenti di Bruno Morchio, che sono Uno sporco lavoro, La calda estate del giovane Bacci Pagano, che è un prequel, e Dove crollano i sogni del 2020, con cui vince il premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria e con il quale è giunto finalista al premio Scerbanenko 2020. Darò il mio benvenuto al mio carissimo Bruno in questo modo, cioè leggendo degli estratti del suo libro più recente. Devo schiarirmi la voce. Quindi da Voci nel silenzio, dalla quarantena, Bacci Pagano e gli spettri del passato di Bruno Morchio, estratto numero uno, citazione. Noi veramente siamo quello che siamo. Per gli altri, non per noi. Sono gli altri il nostro destino, la nostra ombra. Non possiamo staccarcene. Da Armi e bagagli di Enrico Fenzi. Estratto numero 2. Giustizia. Chi ha bazzicato il carcere lo sa. La maggioranza di coloro che vengono condannati si dichiara innocente. Non sono stati loro, li hanno fregati già alla prima udienza. I giudici avevano il verdetto scritto in faccia. L'avvocato difensore era un incapace, la procura voleva un colpevole a ogni costo. A sentirli, a volte, risultano perfino convincenti. Forse perché a forza di ripeterlo, se ne sono convinti loro stessi, perché la giustizia dei tribunali applica la legge
e non si preoccupa delle motivazioni che hanno spinto le persone a delinquere. E invece, nel commettere un reato, c'è sempre una ragione soggettiva, una determinazione più o meno chiara di essere nel giusto, di agire per necessità e talora perfino per rifarsi dei torti perpetrati dal destino. Insomma, il fatto che mi proclamassi innocente non significava un cazzo di niente. Estratto numero 3, Italia. Nomenare Camperlaia, cosa intendi dire? Non sono un pivello. Il tritacarne giudiziario delle leggi speciali l'ho attraversato fino in fondo. Ti hanno chiesto di collaborare? Scoppia in una risata, ma non gli esce spontanea e deve cavarla come se si estraesse un dente. Nel 92, quando ormai ci avevano presi tutti, in quei mesi avevano ben altro a cui pensare. Non posso dargli torto, il tempo dell'emergenza brigatista era finito e semmai si era nel pieno di un'altra bufera, quella mafiosa. A maggio la strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Falcone, e a luglio quella di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Questo cazzo di paese si barcamena così, continua, passando da un'emergenza all'altra. In quei mesi infuocati, politici, giudici e sbirri dei loro grane le avevano altrove, a Palermo e a Roma. Ci stava pensando Cosa Nostra a metterli in ginocchio. Aveva cominciato 10 anni prima, facendo secco il generale di Ferro. È strana la vita. Chi l'avrebbe detto che il massacro di Via Fracchia l'avrebbero vendicati i picciotti di Totò Riina? Siete sempre stati in buona compagnia. Da una parte i servizi segreti e dall'altra i mafiosi. E mi domando, che cazzo di idea avevate del comunismo? Sai qual è il tuo problema, pagano? Tu giudichi prima di capire. Estratto numero 4, avvocati. Lui è l'avvocato che allora difese l'ingegnere, sottacendo una montagna di colpe gravissime. Dal peculato alla corruzione, all'interesse privato in atti d'ufficio, alla collusione mafiosa. E in quel ridicolo, ridicolo dibattimento ho avuto modo di realizzare quanto il suo cinismo avesse poco a che fare con la missione dell'avvocato. Questi, infatti, deve sempre e comunque difendere l'imputato, anche quando lo ritiene colpevole, perché al cospetto della legge tutti abbiamo diritto di godere del miglior trattamento possibile in rapporto al reato che ci viene contestato. Ma lui ricordava piuttosto certi venditori senza scrupoli che, pur di smerciare la loro roba, non si curano del fatto che sia avariata e tossica e possa nuocere gravemente alla salute. Estratto numero 5, pesto. E ora augurami buon appetito, che ho prenotato da Pietro ai conservatori del mare. Zuppa di pesce? Alla Ligure, tipo cacciucco o bouillabaisse, ti sembro uno che si accontenta d'un brodino di soupe de poisson? Alto 1,85, 135 kg di stazza, non è tipo da brodini, sia pur raffinati. Di sicuro accompagnerà la zuppa con una bottiglia di vermentino che scolerà fino all'ultimo goccio.
Pensando alla sua zuppa, di pesce, con un certo rammarico mi accingo a imbastire la cena. Apro il frigorifero e con piacevole stupore scorgo un vasetto di pesto preparato 2 giorni fa, di cui mi ero dimenticato. In attesa che l'acqua della pasta cominci a bollire, apparecchio la tavola e apro una bottiglia di Granaccia di Albenga, un vino che si abbina a meraviglia con le trenette al pesto. Verso il rosso in un calice e ne inspiro l'aroma. Estratto numero 6, la caduta del muro. L'incontro dei nostri destini ha incrociato un grande evento della storia, la caduta del muro. Un evento che non mi ha mai entusiasmato perché ha significato nei fatti e simbolicamente la definitiva vittoria del capitalismo sull'ideale comunista, ideale che si era alquanto logorato, ma che restava un baluardo contro l'ingordigia della finanza, delle multinazionali e della grande borghesia imperialista. Dopo di allora, costoro hanno avuto mano libera e nel giro di pochi decenni hanno smantellato gli stati nazionali e con essi, una dopo l'altra, tutte le conquiste sociali che il proletariato aveva ottenuto in un secolo di lotte. La disparità tra ricchi e poveri a livello planetario si è ampliata in misura esponenziale e il capitale ha sottratto al lavoro quote crescenti di ricchezza, opportunità e dignità. Tutto questo ora è sotto gli occhi di tutti, ma noi lo avevamo visto oltre 40 anni fa, quando la sinistra, venduta al capitale, ha cominciato a inseguire le sirene del liberalismo e la seduzione del mercato. Estratto numero 7. Secondini. I rapporti tra detenuti e secondini sono una faccenda complicata per diverse ragioni. Prima fra tutte la natura contrapposta dei rispettivi ruoli. I primi stanno rinchiusi in gabbia contro la loro volontà e i secondi sono pagati per sorvegliarli. In genere tra i due gruppi corrono sentimenti di reciproca insofferenza, sospetto e talvolta perfino odio e disprezzo, un gioco che fomenta i peggiori impulsi da una sottile ferocia a un'aperta, sfacciata brutalità. Tuttavia, i rapporti umani sono caratterizzati da fattori imponderabili, che possono anche rovesciare gli stereotipi e dar luogo a inedite e sorprendenti costellazioni emotive. Nel crogiuolo di una relazione, gli affetti ribollono con esiti spesso violenti e catastrofici, ma creano talvolta legami solidi destinati a durare nel tempo. Estratto numero 8, l'ultimo, amore mio. Così quelle due parole, amore mio, si sono insinuate come un bisturi affilato negli interstizi d'una piaga purulenta e l'hanno fatta sanguinare,
poco importava che fosse per il mio bene, un taglio che poteva risanare antiche ferite. Amare vuol dire accettare la responsabilità della felicità di qualcun altro. Forse ormai è tardi e con le mie cicatrici ho imparato a convivere. Forse sono vecchio e certe locuzioni suonano troppo impegnative per un uomo della mia età. Richiedono un metabolismo emotivo scattante, capace di adattarsi e trasformare le differenze in compatibilità e una affettività abbastanza duttile da reggere gli urti e piegarli al sottile gioco delle rispettive sensibilità. Rimandano forse alla beata incoscienza della giovinezza, alla invidiabile condizione di chi non sa che talvolta l'ignoranza è una benedizione. E invece io, a causa delle mie consapevolezze del cazzo, sono qui che mi sto avvelenando l'esistenza. E questi, signori, è la prosa di Bruno Morchio. Quindi, grande Bruno. Allora, Bruno, io ho provato delle emozioni intensissime a leggere queste parti e ho cercato di fare del mio meglio perché non sono un'attrice, però devo dire che la tua prosa, soprattutto in questo tuo ultimo lavoro, mi è veramente piaciuta per usare proprio delle parole facili, anche perché lo sai, anche nei miei libri io fra una parola difficile e una parola facile uso la parola facile, perché la parola facile per me è diretta. Quindi il tuo libro mi è piaciuto tantissimo e i miei commenti li farò dopo, perché innanzitutto ti farò la domanda di rito. Bruno Morchio. Ci puoi dire chi è Bruno Morchio? Credevo che mi chiedessi chi è Baci Pagano. No, questo te lo chiederò dopo. Ma chi è Bruno Morchio? Bruno Morchio è uno che ha cominciato a scrivere abbastanza tardi, tutto sommato a fine degli anni 90, poi pubblicato all'inizio degli anni 2000. Prima per 30 anni e più ho fatto un altro lavoro che era quello dello psicologo. All'interno della struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e questo mi ha sicuramente dato modo di conoscere tante realtà intime, tante costellazioni familiari. Io lavoravo in un consultorio familiare, struttura fondamentale nella sanità pubblica, che è stata poi a poco smantellata fino a questa ultima pessima minuta che ha fatto veramente scempi. Certo, assolutamente. E poi, che ti dico, ho fatto lo psicologo in realtà dopo una sorta di folgorazione, perché la mia prima laurea era una laurea in lettere, mi ero laureato a Balbi proprio negli anni critici di cui parla questo libro. Sono laureato con Edoardo Sanguinetti, una tesi sulla cognizione del dolore di Gadda. Poi ho avuto una sorta di crisi, mi sono chiesto se volevo lavorare, insomma, dedicarmi ai libri o alle persone. Ho avuto quel tipo di crisi lì, quindi ho deciso, mi sono iscritto a psicologia, nel frattempo ho cominciato un po' a lavorare e poi sono ritornato alla letteratura in più tarda età. E devo dire che non rimpiango nulla, perché poi alla Certo. fin fine non avrei mai scritto i libri che ho scritto, belli o brutti che siano, comunque
senza l'esperienza di psicologo. L'esperienza di psicologo è comunque stata un'esperienza molto, molto ricca, Certo. molto Allora, avvincente ancora adesso. assolutamente. Io non faccio più clinica, però quando posso vedere qualche collega che mi chiede consulenza, lo faccio volentieri, Certo. perché è un modo anche per tenere un filo con la realtà, perché sai, questo mestiere qua è un mestiere che ti isola un po', ti mette un po'. Assolutamente. Sì, Ora, più. poi non possiamo più fare le presentazioni dal vivo, Sì, è ancora. terrificante. È terrificante. Io posso dirti comunque, Bruno, che mi sento molto, molto vicina a te, perché io in un certo senso ho fatto un po' un percorso che può essere un po' paragonato al tuo, perché io ne vengo dagli studi di biologia, ho fatto tanti anni la ricercatrice, poi sono arrivata in un secondo tempo alla scrittura. Io posso dirti che secondo me la tua laurea in psicologia sicuramente ti ha dato una marcia in più. Io ho studiato tanti anni il cervello umano, poi mi sono approcciata alla scrittura perché che viene poi dall'amore per la lettura. E mi è sempre interessata ovviamente la psicologia, perché mi interessava sapere anche la psicologia, la psicanalisi, sapere cosa c'era al di là, oppure se c'era qualcosina di più dentro quella pappetta di cervello che io andavo spappolando e analizzando. E devo dire che la psicologia dei tuoi personaggi è strepitosa. Sicuramente le tue basi, diciamo la tua laurea in lettere ti ha dato sicuramente dei grossi mezzi, sicuramente. Però una laurea in psicologia ti ha portato a una conoscenza dell'anima umana che è fondamentale, diciamo così, per trattare la materia che tu tratti. E non per niente i tuoi gialli sono i gialli noir, no? Talvolta sono anche quasi delle spy story. Ricordiamo che soprattutto l'ultimo, di cui andremo a parlare un po' approfonditamente, sconfina nella spy story. Però i personaggi sono a tutto tondo e vi sono proprio dei ritratti psicologici bellissimi che rendono i tuoi libri così, così pregnanti. Allora, io ti faccio un'altra domanda di rito, perché so che agli ascoltatori piace molto sentire questa cosa. Me l'hanno chiesto in tanti e ora io la faccio. E Bruno, quando è che ti è scoccata la scintilla per la scrittura? A parte che tu hai diciamo, una laurea in lettere, quindi sicuramente tu amavi la lettura e la scrittura, però ci sarà stato un momento in cui c'è stato quel quid, quel qualcosa che ti ha, diciamo, che ti ha, quella necessità. Ecco, perché io penso che, almeno per me, è stata una necessità scrivere. Cioè, quando è che hai sentito la necessità di dover scrivere? E ti sei anche reso conto che ce la potevi fare, perché scrivere non è facile, no? È dura scrivere, diciamocelo. È fatica intellettuale e fisica. Sì, è sicuramente fatica. Più vado avanti, più me ne rendo conto, più la Certo. sento, diciamo, forse anche perché Certo. mi becco. Quando lo so, perché no? Quando, diciamo, l'idea di scrivere un romanzo mi è venuta. Adesso torno al 98, quindi dalla fine del secolo e del millennio. Stavo facendo la seconda analisi. Avevo deciso di tornare in analisi. Io la prima analisi l'avevo fatta negli anni 80 e sentivo proprio il bisogno insomma, di rivedermi un po'. E sono tornato dal mio analista, che è Romolo Rossi, e lì è scattato qualcosa per cui ho detto voglio provare a scrivere un libro. In realtà io avevo scritto un racconto durante l'università, quando facevo l'università lettere, ispirato ai canti di Malebolge di
dei barattieri di Dante. Un racconto un po' alla Landolfi, diciamo, il modello era Tommaso Landolfi, che però è andato perduto credo, con diciamo, un disastro Peccato. per la letteratura italiana. È andato perduto, non lo trovo più. Mamma. E sai, poi allora non c'erano i computer, quindi insomma, Certo, certo, scrivevi a macchina. certo. E poi nel corso degli anni ho continuato a scrivere poesie, anche quelle sono andate perdute, No, no, no. non le trovo più, non le trovo più. Poi i miei primi computer erano dei vecchi computer Quelli con lo schermo nero, io di ci ho ancora scritto Apple, la no, no, dei tesi. vecchi Apple, i primi Ah, Apple, ok. diciamo, i primi classic, questi qua. Ma no, no, anche quelle sono sparite. Insomma. E nel 98 ho deciso, ho detto, voglio provare a scrivere un libro, un noir, perché tanto perché il genere mi piace, perché avevo letto molto di autori noir che mi piacevano. Un noir perché volevo pubblicare, sapevo che scrivendo un noir avevo più chance per pubblicare. Fantastico. Adoro la tua sincerità, guarda Bruno, adoro. Poi te lo dirò, Beh, sì. adoro la tua sincerità, veramente. Anche se poi vedi, E il tuo coraggio. è strano questo, che ho scritto questo primo noir che in realtà è un giallo, è un vero giallo, un giallo classico che è Macchiaia. Poi nessuno lo voleva pubblicare, perché ho Classico. provato, ho mandato, vabbè, ho anche sparato a tutto il porto. La cosa curiosa, diciamo, è che finito Maccaia e mandatolo a degli editori che non mi rispondevano poi in realtà, ho cominciato a scrivere La Crusa degli Ulivi. Quindi ormai avevo la scimmia, insomma. E poi, va bene, nel 2000 nasce la Frilli e c'è tutta la storia di Baci Pagano, una storia da Carruggi, un successo inaspettato da parte di tutti, mia, dell'editore, di tutti. E poi da lì tutto è stato molto più facile, ovviamente. Insomma, insomma, cose sono andate così. Certo, allora io ti chiedo, ti faccio una domanda che è un po' banale per chi ti conosce, ma te la faccio lo stesso perché siamo su in diretta Facebook, per cui io spero che ci siano degli ascoltatori che non ti conoscono e in modo tale che tu acquisisca ancora altri lettori, perché tu hai tanti fans, tante persone che ti seguono, che amano i tuoi libri, non solo quelli di Baci Pagano, ma anche gli altri, però siamo in un contesto in cui noi possiamo rivolgerci anche a persone che magari non ti conoscono. Per cui ti faccio questa domanda banale. Cosa c'è di te in Baci Pagano? Perché tu mi hai detto che sei andato in analisi, che hai scritto, ma ti sei approcciata al noir, quindi con una sincerità strepitosa hai detto noir perché mi piaceva e anche perché avevo speranza di vendere. Quando sappiamo benissimo che la scrittura è un linguaggio, no? Per comunicare, ma è un linguaggio per conoscere se stessi, no? Cioè la psicanalisi, uno dei sistemi che ha sempre usato, la scrittura. Cioè, scrivendo si conosce se stessi, ci si fa conoscere, ma si sprofonda dentro di sé. Quindi, cosa c'è di te in Baci Pagano? Ma c'è un pezzo di storia che abbiamo percorso tutti e due, lui in modo molto più drammatico, ovviamente, essendo anche un personaggio letterario. Io non ho fatto carcere, ho fatto una vita molto più tranquilla e incolore della sua, però soprattutto aver attraversato questo pezzo di storia d'Italia che comincia, diciamo, col 68, poi sostanzialmente, e che Certo. dura tutto. Poi c'è ovviamente una sensibilità, chiaro che nel personaggio protagonista, poi quando scrivi un seriale, tendi a travasare molto di te. Certo. Poi ci sono anche delle grandi differenze, però. Perché Baci Pagano è un uomo d'azione, è un impulsivo, è uno che
A volte, diciamo, prima fa e poi pensa, o comunque pensa e contemporaneamente fa. Io invece sono uno che fa molto poco, cioè sono tendenzialmente un attendista. E quindi mi sono scelto dei lavori che sono molto adatti a questo, perché la psicoterapia è un lavoro in cui bisogna avere molta pazienza e aspettare, Molto, no? Un po' molto, come il pescatore, e molto, molto. anche la scrittura è un po' così, perché si tratta di aspettare. Poi naturalmente quando arriva il contratto non devi aspettare troppo, perché devi scrivere, ma in questi ultimi tempi specialmente per me scrivere diventa sempre più difficile, non so, mi costa una lotta con me stesso. Ma perché sei diventato spietato verso te stesso? Sei diventato così critico? Cioè, Ma no, pretendi troppo da te? non ne ho voglia. Ah, non ne hai voglia. È il periodo che è negativo. Senti questa negatività in giro, quindi non è un periodo particolarmente felice. Ma guarda, io è comunque una cosa che ho sentito dire da molti. Cioè, infatti tutti dicevano, nel lockdown si scrive, no? Si legge. Invece non è stato No, così, non è stato così per tutti. Non è ma stato va, io assolutamente così per tutti. ho scritto Approfitto di questa, niente. approfitto, scusa, un attimo per salutare un sacco di persone che si sono collegate. Voglio salutare innanzitutto Maria Rosa Cresci, Atena Barbera, Isabella Nicora, Viviana Sgorbini, che è una dei miei editori, Serena Nicora, Sabrina De Bastiani, Fiorenza Pistocchi. Grazie a tutti per essere qua con noi. Un bacio, un salutone da parte mia e di Bruno Morchio. Allora, entrando nel cuore dell'intervista, Bruno, parlando quindi di Voci nel Silenzio, ricordiamolo, edito con Garzanti. Ti chiedo come è nato questo libro e innanzitutto se gentilmente ci mostri la bellissima copertina. Sì, ce l'ho qua. Allora, eccola. Eccola qua, bellissima, Voci nel Silenzio, quindi edito da Garzanti, quindi una copertina molto particolare con in pratica una lettera, una busta e chiaramente se ne capirà il significato leggendo il libro, noi non ce ne guardiamo bene dallo spoilerare. Quindi una copertina molto, molto, molto intrigante e che potrà con la lettura essere decodificata, ma non prima. E come è nato questo libro, Bruno? Ma è nato, diciamo, è nato recalcitrante, perché poi anche qui io non lo ripeto, non lo volevo scrivere, non avevo nessuna voglia di scriverlo. Non avevo voglia di scriverlo un po' perché, vabbè, era uscito, doveva uscire a marzo il precedente, quello con Nero Rizzoli, cioè Dove crollano i sogni, che era un libro a cui tenevo molto e a cui tengo molto. Certo. E poi a marzo non è uscito per la chiusura delle librerie, il lockdown, è uscito a maggio, diciamo in un contesto un po' difficile, perché insomma si era molte librerie non volevano neanche aprire, insomma. E quindi l'idea di mettermi a scrivere non era propriamente. Ero molto perplesso, insomma, e infatti parlando anche con colleghi, amici, con la gente, dicevo: ma no, ma non lasciamo stare quest'anno. Poi dopo c'è sempre un po' il discorso del Natale, no? Natale, i lettori un po' un bacio a Natale se lo aspettano. Certo, ma certo. E allora l'ho fatto soprattutto per quello, ed è stato un po', appunto, una lotta con me stesso, perché non scrivere scrivi un libro e non hai voglia di metterti a scrivere. Ora, in realtà,
uno penserebbe, ma se uno scrive un libro e non ha voglia di scriverlo, verrà una schifezza, no? Invece non è Infatti, proprio guarda, così. ti volevo proprio interrompere, ma ho evitato, mi sono chiusa le labbra, ho detto no, non interrompo perché, cioè, faccio una Eh no, non mancata. è così. Perché, guarda, ti sei sforzato, ma il tuo libro è venuto benissimo. Sì, E te lo posso garantire. E ne ma nessuno mi perché obbliga a ecco. dirlo, voglio dire, cioè potrei anche evitare, no? No, no, ma me lo hanno detto in tanti, perché credo che il fatto è un po' questo, che ognuno ha la sua cifra di scrittura. La mia scrittura è una scrittura comunque molto conflittuale, cioè quando scrivo un libro è come se mi mettessi su un ring e cominciassi a picchiarmi, no? E quindi ci sta anche il fatto che mi picchi con quella parte di me che non ha voglia di scrivere, cioè forse diventa perfino un valore aggiunto, non so come dire. Sono convinta. E sicuramente questo stato d'animo ha contribuito a colorire queste pagine di questo tono che hanno, che non è nostalgico, non è melanconico, non è nemmeno rabbioso, se vogliamo, però è certo un libro, diciamo, non È edificante. un libro che si legge benissimo, è un libro, cioè, che ti prende dalla prima all'ultima pagina e è, diciamo, una, in pratica, quasi una spy story, perché c'è proprio questa impellenza, questa incombenza del passato di Baci Pagano che è veramente sempre sospesa, no? E negli altri libri questo passato non è così incombente, mentre qua è proprio incombente. E Vero. va a rimestare nel passato certi fatti storici che negli altri libri assolutamente, cioè, non erano proprio neanche sfiorati, cioè anche passati lontanamente. Quindi, cioè, il passato di Baci è sempre presente nella sua figura, perché Baci è una figura, cioè, porta sempre sulle spalle i suoi pesi, no? Il peso del passato. Però in questo caso il passato è incombente e grava sul personaggio. Ci potresti dire proprio qualcosina, ma appena appena sulla trama e della storia, ma proprio senza spoilerare, giusto un breve accenno. Ma il romanzo è diviso in due parti, in due parti con un prologo e poi un epilogo. Il prologo e la seconda parte si svolgono nel presente, si svolgono nell'aprile del 2020, quindi durante la quarantena da Covid-19. Quindi Baci compie un'indagine senza uscire di casa, sostanzialmente. Invece fa un'uscita sola, va in Corso Magenta e poi alla farmacia di Sant'Anna, ma fondamentalmente indaga utilizzando come strumenti il telefono e Skype, insomma, il computer. Certo. E le voci del silenzio sono proprio intanto queste, cioè il fatto che in questa Genova deserta, completamente vuota, dove gli unici rumori sono quelli della natura, gli uccelli, i gabbiani, i piccioni, lui arrivano queste voci e sono appunto le voci anzitutto di una ragazza che si chiama Lara Bortoli, una ragazza di poco più di 20 anni, la quale cerca Baci dicendo che il padre è appena morto di Covid e le ha lasciato una lettera chiedendole di non aprirla, di non leggerla e di consegnarla a Baci Pagano per un'indagine. Questo padre si chiamava Beppe Bortoli ed era un ex brigatista rosso. Baci Pagano aveva compiuto per lui una indagine, e questa è la prima parte invece del romanzo, che si è svolta nell'estate del 98, per scagionarlo da un'accusa di omicidio che molto probabilmente effettivamente era falsa, insomma.
Quindi nella prima parte è raccontata questa prima analisi, questa prima indagine di un Baci più giovane, un Baci che stava ancora con Mara. E nella seconda, questa improbabile, così complicata indagine in cui lui non sa nemmeno per chi lavora, perché segue la lettera che Bortoli gli ha fatto consegnare dalla figlia e che la figlia non conosce, però cosa fa? Fa l'esecutore testamentario, quando troverà la verità andrà sulla tomba di Bortoli a raccontargliela, dovrà raccontarla alla figlia. Bortoli alla fine della lettera lascia libero Baci di fare dell'esito di questa indagine quello che vuole, ma questo è un espediente. Diciamo quello che si dice, no? In cauda venenum, cioè è una sorta di trappola per Baci, perché Baci si troverà in una situazione che nel noir viene spesso in qualche modo indagata nel miglior noir, io credo, cioè la ricerca della verità è un po' alla base di ogni forma di letteratura gialla o noir che sia, no? Il problema però non è tanto la ricerca della verità, che poi è quella che determina lo sviluppo della narrazione, quanto che cosa se ne fa uno quando l'ha trovata la verità. E qui per Baci è veramente un dramma, perché questa verità che lui troverà alla fine lo metterà in una situazione difficilissima, perché dovrà decidere appunto se comunicarla alla figlia, se non comunicarla, con tutti i costi che questo comporterebbe. D'altra parte ha intorno un entourage di altre voci nel silenzio, che sono quelle di Totò Pertusiello, capo della sezione omicidi, che adesso è in pensione, ma nel 98 lo aveva aiutato, era capo della omicidi. Il Virgilio Loi, il secondino che gli era stato vicino durante la detenzione a Novara, e Giulia Corsini, che è la sua nuova fiamma, la nuova fidanzata con la quale lui ha un rapporto. Relativamente da poco tempo, l'ha conosciuta, poi c'è stato il lockdown, ma il rapporto sembra molto tenace, molto forte, ed è anche un rapporto sessuale praticato attraverso Skype, attraverso internet, perché non si possono vedere. Insomma. E quindi tutti premono affinché lui questa verità se la tenga, però tenersi una verità è un po' come tenersi una fata da bollente in mano, molto Assolutamente, difficile. Quindi questa è un po' la storia del certo. libro. Questa è la storia della trama. Sì, E diciamo. ovviamente le voci del silenzio sono questo e sono altro, perché appunto, mentre negli ultimi libri Baci era molto proiettato sul futuro e sul pensare al possibile futuro della sua città, del suo paese e anche della sua vita, in fondo, in questo libro il fatto probabilmente della quarantena, l'essere bloccato, non poter uscire di casa, lo porta a fare un viaggio invece più a ritroso nel passato. E le Certo. voci del silenzio, nel silenzio, sono anche le voci in un silenzio che è il silenzio della memoria, cioè che è un silenzio determinato dal fatto che una parte della memoria sembra essersi persa, si è in qualche modo disgregata. E la voce di Lara, nel momento in cui telefona e chiede a Baci di indagare, attiva una memoria inconscia, involontaria, come quella di Proust nella Recherche, che lo porta a ricostruire tutto un mondo, ecco, a ricostruire una persona che era poi la mamma di Lara, e le vicende poi di questa tragica, di questa donna.
donna molto sofferente e diciamo è che forse è la molla che spinge Baci ad accettare un caso che non avrebbe voluto accettare. Cioè anche lui è un po' come me, insomma, io non voglio descrivere, lui non ha voglia di indagare, insomma, siamo fatti. Certo, però si dà da fare suo malgrado. Allora, innanzitutto saluto due carissime amiche che sono la mitica Luciana Lanzarotti, che è una grandissima, grandissima scrittrice, grandissima voce della RAI, di Radio 1 e Radio 2, e la mia carissima amica Luciana Verre, che ci mandano entrambi i saluti. Allora, io penso che mai come in questo noir ti sia servita la tua laurea in psicologia, perché c'è veramente un lavorio psicologico gigantesco, proprio per questo motivo, proprio perché l'indagine si svolge nel modo in cui tu hai detto. Quindi Baci Pagano fa un lavoro a livello intellettuale enorme, ma soprattutto alla fine ne pagherà il fio, perché alla fine Baci Pagano avrà un altro peso sulle spalle, in fondo, no? Perché Baci Pagano paga sempre, no? le sue scelte. E a me questo romanzo è piaciuto in modo particolare proprio per questo. Allora, a parte il fatto che si svolge a Genova, quindi è sempre bello, poi i romanzi tuoi hanno sempre un riferimento al momento, alla realtà, al momento che si sta vivendo, perché basta pensare sicuramente a Dove crollano i sogni, no? Che l'avevi ambientato subito dopo il Ponte Morandi, quindi lì c'era questo gancio stretto con la tragedia che avevamo appena vissuto. E in questo c'è questa tremenda e grossa, è un'altra tragedia, quella del lockdown, e questo silenzio, no? A cui spesso ci ha condotto, no? Perché se vai per le strade, cioè, ci sono dei luoghi silenti, i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi, i luoghi di cultura sono chiusi e quindi stiamo vivendo tutti un momento di silenzio. E io amo molto la figura di Baci Pagano e soprattutto amo in Bruno Morchio la schiettezza e il coraggio. Infatti Bruno Morchio non si risparmia mai, cioè nel senso ci mette la faccia, non ha mai mezze parole. Quello che pensa lui lo dice e lo scrive bello chiaro sui fogli. Che ti piaccia o non ti piaccia, io la penso così. A me non interessa se tu sei d'accordo con me o meno, ma per me la cosa è questa. Quindi io cosa ammiro tantissimo il fatto che Bruno Morchio prenda sempre posizione, no? Come Baci Pagano. Baci Pagano non si risparmia, prende posizione e la paga. Ok? Ma è così che ci si dovrebbe comportare nella vita, assumersi sempre la propria responsabilità, prendere posizione con coraggio e pagarne le conseguenze. Bruno, io a questi punti ti chiederei una grossa cortesia. Ci potresti leggere un breve estratto? Cioè, se c'è un pezzo a cui tu sei particolarmente affezionato, perché ci teniamo insomma, di sentire un po' la tua prosa, insomma, un po' dalle labbra dello scrittore. Sì, certo, volentieri. Allora, allora, no, non volevo, mi trovo un po' in difficoltà perché non volevo rileggere
Ok. Toto, fregato i pezzi. Allora, Oh, mi no, dispiace. non ti preoccupare, Ho la scelto quei pezzi lì perché non potevo non leggerli, erano troppo no, belli, ma perché certo. davano proprio, diciamo così, quelli che sono i tratti salienti del libro senza spoilerare, il carattere del personaggio, perché ricordiamolo che il personaggio è un personaggio, come ho già detto, estremamente etico, di una coerenza pazzesca, che non rinnega mai se stesso, mai, piuttosto, cioè veramente soffre maledettamente, ma lui non rinnega mai se stesso. E ho cercato, scegliendo questi pezzettini, in modo proprio di dare un'idea di quella che è la portata del personaggio e la portata di quest'ultimo bellissimo libro. Ma si vede che mi spiace, ho avuto la prima scelta e quindi. No, ma non ti preoccupare, Ma tu sei l'autore, sicuramente sarai scegliere benissimo, avrai sicuramente una bellissima alternativa. va bene. Andiamo a Marina, diciamo il motore di tutta questa vicenda. Marina Tanzi, la mamma di Lara, morta a Nuoro, in un albergo di Nuoro per soffocamento. Lei soffriva di un tumore al polmone, gli era stata diagnosticata una depressione, una grave depressione postpartum, una donna molto sofferente, muore nel 92 a Nuoro, a seguito appunto di una crisi respiratoria, sulla quale Bacci nutre dei grossi dubbi. Dopo aver sentito la voce di Marina, e aver letto la lettera di Bortoli, finalmente Bacci capisce che Marina, è quella donna là di cui si era dimenticato. Marina Tanzi. Non appena la voce incerta al telefono ha pronunciato quel nome, ho avvertito la sensazione di una puntura di spillo. Ora finalmente comprendevo il perché. Nella memoria un volto ha preso forma, come un'emulsione di particelle che si aggregano e acquistano consistenza. Prima i capelli, una cascata di capelli neri, lunghi e lisci, che scivolavano fino alle scapole. Poi gli occhi, grandi e scuri. Le labbra sottili, un sorriso sospeso, quasi trattenuto, che metteva in mostra una corona regolare di denti e una voce rauca, un po' infantile, come quella della figlia, Lara. Indossava cantiere leggere che lasciavano trasparire due seni piccoli e sodi, puntuti, e un paio di calzoncini corti di jeans. A dispetto della magrezza del busto, le natiche erano pronunciate, le cosce robuste, e la pelle aveva i riflessi ambrati del miele di certe birre artigianali. Per uno come me, che si era appena fatto 5 anni di carcere, vedersi girare intorno una simile creatura è stato un supplizio. Fino alla notte in cui, intorno all'una, me la sono ritrovata nuda nella branda dello stanzone al piano terra della hacienda, dove una trentina di uomini e donne, coerenti con lo spirito del tempo, dormivano in serena cameratesca promiscuità. T'ho visto te come mi guardi, abbisbigliato con un marcato accento veneto. Era buio e lì vicino si sentiva qualcuno che russava pesante. Da fuori arrivava odore di fiori marci, sandalo e melassa. E di tanto in tanto si udiva un cane latrare o il grido agghiacciante di un uccello notturno. Non ho risposto, l'ho attirata a me e abbiamo scopato senza curarci di chi ci stava intorno. Le notti al tropico sembravano non finire mai, a dispetto della fatica del giorno e del sole che alle 5 si levava sulla valle come una maledizione.
Dopo quella volta, per circa 3 mesi, ci siamo dati appuntamento dopo la cena in un fienile, giusto per non diventare l'attrazione erotica dei tagliatori di canna da zucchero. Si lavorava duro, con 35 gradi all'ombra, l'aria che grondava umidità e la pelle perennemente imperlata da una lucida patina di sudore. Durante il giorno c'era poco tempo per parlare, ma Marina non se ne faceva un cruccio. Lei era taciturna e preferiva ascoltare gli altri. Nessuno dei due si aspettava che durasse. Eravamo lì per dare il nostro contributo alla causa. Qualcuno per spirito di avventura, altri randagi in fuga dalla famiglia, dai creditori, dai sogni infranti o dalla polizia. C'erano portoghesi, cechi, qualche russo, molti tedeschi, canadesi, un australiano e due italiani, Marina e io. E naturalmente qualche cubano di ronda che si muoveva in mezzo a noi con fraterna circospezione. Quando sono partito per il Messico con l'idea di raggiungere gli States, non è venuta a salutarmi alla stazione dei Pullman. Gli addii mi mettono malinconia, mi aveva avvertito. Bello, molto, molto, molto bello. Molto bello, questa sicuramente incuriosirà i nostri ascoltatori perché le pagine che hai letto sono bellissime e poi riguardano insomma, una parte diciamo, piacevole, no? È una storia d'amore. E niente, quindi. Niente, io spero che abbia incuriosito i nostri lettori che leggano, acquistino il libro perché secondo me ne vale veramente la pena. È diciamo così, un giallo con un noir, anzi lo definirei un noir spy story con una marcia in più. Bruno, adesso ti faccio una domanda tecnica, anche questa magari può sembrare un po' banale per chi ti conosce, però è una domanda che io ti voglio fare ugualmente, perché è una cosa che a me piace sempre chiedere ai miei autori. Il perché, qual è la persona, diciamo, che tu preferisci? Ora, diciamo, leggendo da questo estratto, noi abbiamo capito quale persona hai usato. Però so che hai fatto a volte anche delle scelte differenti. Per cui, quali persone usi, i tempi verbali e il perché delle tue scelte? Dunque, io preferisco, mi è più congeniale la prima persona, quindi in modo che la voce narrante sia un protagonista, sia dentro la vicenda e non fuori. Anche se ho scritto anche libri in terza persona, Profumo delle bugie in Certo, terza persona, immagino. in terza persona è anche Piede in due scarpe, per esempio. Tendenzialmente sì. Perché credo che, nonostante che, diciamo, un bravo scrittore, secondo me, utilizzando le focalizzazioni, abbiamo poi degli esempi straordinari, insomma, riesce benissimo anche in terza persona a rendere. Certo. Però io credo che nel noir, dove hanno un rilievo così importante le città, i luoghi, gli ambienti, il fatto di non descriverli, ma di farli vivere da una voce narrante che c'è dentro, sia più intrigante, più motivante per lo scrittore. Ecco. Quindi in questo senso penso alla Marsiglia di Zo. Poi è vero che anche la Barcellona di Montalbán è in terza persona, nonostante è straordinaria. Però certo, nel momento in cui è il protagonista che ti descrive un luogo, quel luogo automaticamente, oltre che essere un luogo che viene rappresentato, diventa anche, come dire, lo spunto che eccita fantasie, memorie, emozioni, quello
questo diventa facilita, quindi la dimensione lirica, che se vuoi è un po' la negazione del noir così come è stato teorizzato, no? Per esempio da Manchette, che dice che invece il noir è oggettivo, è beaviorista, racconta i fatti, è una sorta di cronaca neutrale dell'oggettiva. Diciamo che sì, per Emmett è un po' così, ma già in Chandler secondo me non è più così e non è senz'altro così nei grandi umanisti di oggi, nei grandi umanisti europei soprattutto, ma anche in quelli americani, nemmeno in eroi, così dice. Infatti, allora io infatti mi sento anche, per questo mi piace molto Baci Pagano, io mi sento molto vicina a te anche in questa scelta perché io scrivo sempre, sempre in prima persona. Cioè per me scrivere in terza persona è inconcepibile. Quindi la prima persona per me è la persona congeniale. Dicono che sia la persona più difficile, ma secondo me è, per me, io parlo personalmente, cioè è una questione proprio personale, ogni autore fa le proprie scelte, cioè per me è la mia persona, cioè io riesco a esprimermi utilizzando la prima persona perché riesco a calarmi nel personaggio e gli altri personaggi riesco a gestirli in maniera diversa, però partendo assolutamente dalla prima persona. Adesso ti devo fare invece una domanda, di nuovo un'altra domanda classica, perché a questi punti noi vogliamo sapere se hai dei progetti, cosa stai combinando? Sto scrivendo non avendo voglia di scrivere. Ci avrei scommesso, ma guarda un po' che Bruno Morchio non ha voglia di scrivere, ma scrive. E quindi siamo tutti ansiosi di sapere un po' cosa bolle in pentola. Ora sto scrivendo un romanzo per Mondadori che devo consegnare alla fine dell'anno e che non consegnerò Quindi nell'anno non prossimo. c'entra Baci Pagano. No. È un nuovo personaggio, un personaggio Oh, ottimo, che ottimo, si svolge nel bellissimo. presente, un personaggio che potrebbe anche diventare seriale, secondo me. Non si sa È mai. un giovane, è un trentenne che ha avuto una vita molto, molto, molto brutta, molto disgraziata. Un investigatore privato senza licenza, senza precario, diciamo come precaria è la Bellissimo, generazione dei ah, 30. un investigatore super precario. Allora, qua Non abbiamo due è una domande. novità, perché chi ha Vabbè, visto l'alligatore sa. investigatori sono sempre borderline, però il fatto che tu dica esplicitamente un precario, la cosa, te Sì. lo giuro, me gusta mucho, ma mucho, perché visto che la precarietà, cioè, è quello che noi ci zuppiamo dalla mattina alla sera, perché i nostri giovani italiani vivono nel precariato, quindi anche questa volta Bruno Morchio affonda la sua lama, il suo coltello in quella che è la problematica, un'altra delle tante problematiche attuali del nostro paese. E ci vuoi spoilerare ancora qualcosina o preferisci lasciare il mistero su questo personaggio? Perché già No, qualcosina ci hai detto, si ma. svolge a Genova, in gran parte nei vicoli, perché lui è anche lui è un ratto da vicoli, e è un'indagine, diciamo, ha un po' la struttura del giallo, ed è un'indagine molto, molto amara, molto, molto amara, molto, molto dura. A me interessava un po' raccontare questa generazione, una generazione che rischia di essere una generazione di scarto, no? Che non Una servono. generazione bruciata, bruciata. Io non voglio sbilanciarmi troppo perché sono talmente pessimista su questo argomento, quello che riguarda i giovani, il futuro dei giovani in Italia, che non voglio dire nulla. Preferisco non sbilanciarmi. E nel frattempo saluto un'altra nostra ascoltatrice che è Anna Wright, Anna Maria Major, che ci saluta e che noi ringraziamo. E, Bruno, io a questi punti ti chiedo una cosa importante.
dove possiamo trovare e acquistare i tuoi libri e dove ti possiamo trovare sui social. Dunque, sui social avrei intenzione, appena possibile, di adottare un social media manager per mettermi un po' a posto le cose, perché mi sembra di averne proprio bisogno. Al momento io ho un profilo dove mi sfogo anche dal punto di vista delle mie passioni politiche. Lo sappiamo, lo sappiamo. Poi c'è un gruppo di fan, diciamo, di estimatori di baci che si chiama Baci Pagano, un investigatore da Carruggi, dove ci si può iscrivere, e anche lì poi sostanzialmente posto le cose che posto anche sul profilo. E infine ho una pagina che ho dovuto aprire perché è quella che poi mi consente di fare sponsorizzazioni, perché se non Certo. che si chiama Bruno Morchio, scrittore, e anche lì ci sono, diciamo, tutti quelli che non posso prendere più come amici, perché ormai ho superato i Sei a 5.000, tappo, mamma mia, sono mamma mia. lì di rotto sulla pagina, dove possono avere tutte le informazioni che vogliono. D'altra parte, sia la pagina, sia il gruppo, sia il profilo sono pubblici, quindi chiunque può entrare, scrivere, leggere, fare quello che vuole, perché sono Certo. aperti. Benissimo. Quindi anche i tuoi libri sono praticamente acquistabili ovunque, cioè in qualunque Libri, tutte le libreria, librerie ci tutte le sono, insomma, librerie, io tutti gli spero, store online. e poi online, naturalmente. Poi Online. alcuni di questi libri, ora poi dovrò un po' più pubblicizzarlo, sta cosa. Alcuni dei libri di Baci sono stati trasformati in Bellissimo, audiobook, molto interessante, molto, molto bella questa e cosa, si molto bella, possono acquistare molto come bella. tali. Tutti i miei libri sono anche in ebook, ovviamente, e quindi spero che Insomma, quindi sei dei rintracciabile lettori ovunque. possano usufruire. Mi sono dimenticata di dire anche una cosa, che molti libri di Bruno Morchio sono stati anche tradotti, soprattutto sono stati tradotti in lingua tedesca, me lo confermi, Bruno? Ma diciamo molti, quattro Molti, libri sono stati tradotti. Sì, diversi, è diversi, diversi. stato tradotto il primo, La storia da Carugia, è stato tradotto Maccaia, è stato tradotto poi Rosso Amaro, e Con la morte non si fa, Quindi in tedesco. in lingua tedesca, e quindi la traduzione non è così semplice, anche perché, vabbè, io conosco un po' di tedesco, non lo parlo benissimo, ma mi arrangio, e ti assicuro che tradurre i tuoi libri in tedesco non è semplicissimo. Immagino. Non è semplicissimo anche perché descrive delle realtà e ci sono anche dei termini particolari. Però rendono ugualmente, anche perché le trame sono sempre molto, molto interessanti, per cui hanno interessato anche il popolo tedesco. E Ma sì, quindi anche perché i tedeschi sono molto, tanto leggono molto, leggono leggono molto. molto, leggono molto, e poi E ci sono dei poi tedeschi sono che amano interessati al l'Italia. Mediterraneo. Esatto, ci sono dei tedeschi che adorano gli scrittori italiani, adorano l'Italia. E quindi chi parla tedesco può anche togliersi l'ospizio di leggersi Bruno Morchio in lingua tedesca. Poi c'è un libro che è Rosso Amaro, che è stato tradotto invece in inglese, pubblicato dalla Benissimo, Cazabo Publishing di San Diego negli Stati Uniti d'America. benissimo. Quando si è tradotti in inglese si fa il giro del mondo, perché a quei punti, cioè, noi italiani l'inglese lo conosciamo ancora poco, ma soprattutto in Europa, ma poi tutto il nord Europa l'inglese lo parlano tutti, cioè con l'inglese vai ovunque e con l'inglese diciamo che leggi qualunque cosa. Quindi che un tuo libro sia stato tradotto in inglese è un'ottima cosa e ti auguro che ne siano tradotti altri, perché sicuramente puoi giungere, cioè ti apre ad un mercato internazionale veramente notevole, ti dà delle grosse chance, assolutamente, assolutamente.
Allora, noi siamo giunti a questi punti al termine della nostra intervista. Io ringrazio di tutto cuore Bruno Morchio per essere stato qua con noi. È stato un piacere, Bruno, poterti intervistare e mi auguro appunto che tu possa comunque, insomma, arrivare in tempi veloci a concludere il tuo nuovo romanzo, perché siamo tutti curiosi di conoscere il tuo nuovo personaggio. E per quello che noi ti conosciamo, siamo sicuri che sarà sicuramente un bellissimo, bellissimo personaggio. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita. Ringrazio tutti coloro che ci hanno mandato i saluti e sono veramente tanti. Ne approfitto adesso, visto che sono arrivati altri saluti da parte di Renata, Ro, Serena Nicora e molti altri. E come al solito saluto le mie librerie del cuore, che sono le librerie Panassi della Valsusa, nelle persone di Angelo Panassi e le famose sorelle le famose libraie, le sorelle Adele, Alice e Alessia Panassi. E poi ringrazio la libreria, saluto la libreria Belgravia di Torino nella persona di Luca Nicolotti. Quindi un bacio alle sorelle alle mie sorelle libraie e un bacio a Luca Nicolotti. E vi do appuntamento ad Autori e Domiciliari la prossima settimana, sempre di mercoledì alle ore 18. Quindi sarà, vediamo come lo sono scritto, mercoledì 23 dicembre, quindi saremo proprio a ridosso di Natale. Ma quest'anno diciamo che non ci fermeremo per le vacanze, lo dico subito, perché vista la situazione nessuno si può muovere, non si fanno le vacanze sulla neve e quindi ho visto che gli autori erano molto interessati e ho avuto molte richieste per essere, diciamo, intervistati sia a ridosso di Natale che subito dopo. Quindi noi continuiamo con le nostre interviste a scadenza settimanale. La prossima settimana, mercoledì prossimo, sarà con noi Daisy Icardi, che è una bravissima, bravissima scrittrice che scrive per Fazzi e oltre ad essere scrittrice è anche una bravissima cabarettista. Per cui io vi ringrazio, vi mando un grosso Grazie a te abbraccio. Elisabetta e Bruno, grazie a un tutti grosso coloro che bacio hanno, ci e hanno non vedo l'ora ascoltato. poi di intervistarti nuovamente quando sarà in pista il tuo nuovo libro. Quindi una buona sera a tutti e grazie e un caro saluto a tutti. Alla Ciao, alla prossima. prossima. Ciao.